In primo piano nel TGL News di giovedì 25 luglio c'è quanto accaduto nella notte, follia al volante pare da parte di un giovane che prima col proprio SUV si è schiantato contro due vetture in via Tononi proprio nella zona del Cheope, devastandole, poi è fuggito, abbandonato l'auto e il fuoristrada poco lontano ed è scappato, naturalmente forze dell'ordine alla caccia di questo pirata della strada. A proposito di incidenti, Irina Vetere rimane in carcere, ha scelto infatti di rinunciare all'istanza di scarcerazione dopo la tragedia che purtroppo l'aveva vista protagonista lungo la statale 45 quando investì e uccise due ventenni proprio di fronte al village di notte, e quindi si trova in carcere a Modena e lì almeno per il momento resterà perché ha rinunciato alla scarcerazione. Parliamo poi di lavori, 500.000 euro, metà dei quali in arrivo dalla regione per il rifacimento del tetto del teatro municipale. La relazione tecnica parla di infiltrazioni ma anche di tegole pericolanti per l'incolumità dei passanti, e invece per il restauro della chiesa di San Francesco arrivano 700.000 euro dopo l'allarme lanciato da Libertà, ne mancano però altri 200.000. Chiudiamo con lo sport, 4-1 per il Piacenza nel primo test amichevole della stagione a Salso Maggiore contro la rappresentativa locale, vantaggio dei padroni di casa, e poi rimonta vincente del Piacenza, primo test con gambe molto pesanti, ma già qualche indicazione buona per mister Arnaldo Franzini. Tutto questo e molto altro nel nostro sito liberta.it, ovviamente nel telegiornale delle 13.15.